Bjotsfjord è un remoto villaggio di pescatori sulla costa settentrionale della Norvegia, oltre il circolo polare artico. Pur ospitando solo qualche migliaio di residenti, è un centro vitale per l'industria della pesca. Questa imbarcazione in partenza approfitta di una breve finestra tra due tempeste per cercare di pescare qualcosa in queste acque fredde e imprevedibili. It can be tough, especially the autumn and winters. Weather is very unpredictable, very cold. Yeah, of course, can be very bumpy. We work when it's fish to catch, so it doesn't matter what time of the day it is, day, night, it's all the same to us. Una buona giornata può portare 30 tonnellate di pescato. Il merluzzo è quello che rende di più, ma le reti raccolgono un'ampia gamma di specie ittiche. Il pesce non utilizzato non può essere semplicemente rigettato in mare. Ogni specie deve essere pesata e registrata separatamente. Le ispezioni possono avvenire in qualsiasi momento e ogni errore nella dichiarazione delle catture può avere serie conseguenze, tra cui multe e una riduzione delle quote. The fishing industry in Norway is strictly regulated, so it's very important for us to have the exact number of what we catch so we can report it to the government. If we make a mistake, in worst case scenario, they will take the whole catch away from us. So that means that all the work we've done catching the fishes is wasted. Ma come si fa a pesare tonnellate di pesci diversi in modo rapido e preciso? Di solito i pescatori stimano il peso totale contando i contenitori pieni di pesce. Questa nave però usa uno scanner, ancora in fase di sviluppo, che utilizza l'intelligenza artificiale per identificare le specie, le dimensioni e il peso dei pesci mentre si muovono lungo il nastro trasportatore. L'obiettivo è rendere il processo il più automatico possibile. New digital tools on fishing vessels can do much more than just count the catches. Europe is stepping up its fight against illegal fishing, both at home and around the world. In the next few years, this will lead to major technological innovations in fishery monitoring, control and surveillance. La mancata dichiarazione delle catture può portare a una pesca eccessiva, danneggiando gli stock ittici e gli ecosistemi. Lo scanner fa parte di Everyfish, un progetto europeo che sviluppa strumenti intelligenti per la registrazione delle catture. È guidato da Rachel Tiller, scienziato capo del SINTEF Ocean di Trondheim. We need to know what's going on out there so that we can solve all of these different crises. So the climate crisis, biodiversity crisis, we need to have more knowledge about the ocean. We're looking at a number of different developments in camera technology and machine vision, artificial intelligence, trying to come up with solutions to put on fishing vessels, sensors, that can help us to automatically record all the fish that come out of the sea. Per essere davvero utili, gli scanner devono essere affidabili e molto precisi. Pescatori, controllori e scienziati devono potersi fidare dei dati prodotti dall'intelligenza artificiale a bordo. Per raggiungere questo obiettivo, i ricercatori di Everyfish hanno sviluppato metodi di intelligenza artificiale open source per identificare le specie ittiche e stimare i pesi. Gli ingegneri lavorano a stretto contatto con i pescatori per garantire che le loro soluzioni rispondano alle esigenze del mondo reale. It's really important to get the feedback from the industry, from the vessels, to be able to shape what we are working with here at the lab. If we don't have that kind of feedback, then we might just go in the wrong direction. Per contare le catture sulle imbarcazioni più piccole, i ricercatori stanno sviluppando sistemi di visione computerizzata in grado di identificare e misurare i singoli pesci in un mucchio. Questo permetterà ai pescatori di scansionare le loro catture utilizzando telecamere a circuito chiuso o persino degli smartphone. La stessa tecnologia potrebbe anche guidare bracci robotici per smistare e gestire il pescato, sostituendo alcune delle attività manuali più difficili. There's a lot of hard labor in the fishing industry in general, so it's hard on the shoulders, hard on the back. You have to stay leaned over a table, you have to work with the fish. And what you can do is you can perhaps automate some of these processes with robotic arms. And the clue to doing so is to have good vision systems that are able to parse and understand the scenes that they're looking at. Le telecamere di sorveglianza a bordo sono spesso usate per combattere la pesca illegale e altre violazioni. In luoghi come le Seychelles, i controllori esaminano regolarmente i filmati di bordo per assicurarsi che i pescatori rispettino le regole. In Europa la videosorveglianza dovrà essere conforme alle leggi sulla privacy e sulla protezione dei dati.
Many fishers are already really skeptical of the system of having some kind of camera on board their vessel. And it's absolutely understandable. I would be skeptical as well if my boss wanted to install a camera in my office. So we are developing systems that will automatically blur out identifiable elements of humans so we can comply with GDPR regulations and also with a sense of personal space. Bruxelles richiederà l'installazione di telecamere di sorveglianza e sistemi di localizzazione satellitare sulle imbarcazioni. Questi strumenti aiutano l'Agenzia Europea di Controllo della Pesca di Vigo, in Spagna, a monitorare la pesca e a coordinare le ispezioni. The signal is going from to satellite, later down to our systems, and what we have, we can see on the screen. Here we have our vessels, here we have fishing vessels, so we can count time, how much we needed to get in position. Con un numero sempre maggiore di pescherecci dotati di localizzatori, i centri di controllo avranno molti più dati da elaborare. Gli algoritmi informatici possono aiutare a segnalare i casi sospetti. We have also some automatic tools that can perform some analysis, for example related with the closed area or the fisheries restricted areas. We have, for example, in the Mediterranean Sea. One of these areas is the very well known the Jacoba Pomopit area in the Adriatic Sea, where we have some algorithms defined in order to raise some alerts or some warnings in case of a vessel is accessing in this area with certain speed, which could be associated to a potential fishing activity. Telecamere e intelligenza artificiale sono un'aggiunta preziosa al monitoraggio della pesca, ma gli esperti avvertono che hanno dei limiti e che a volte possono fallire. La spinta dell'Europa verso una sorveglianza più rigorosa combina ispezioni tradizionali e nuove tecnologie. L'aumento dei dati digitali è destinato a rendere la pesca più sostenibile ed equa. I always call it a tsunami of data that will come in. We will have to look at how we work with that data, which technologies we can use to translate this data into usable and actionable outputs. We can, for that, use artificial intelligence, algorithms, automatic behavior monitoring tools. All this is very nice, but at the end of the day, despite all this technology, you will still need the professional input from the fishery inspector. La tecnologia digitale può fornire ai pescatori nuovi strumenti pratici, in modo che possano dedicare più tempo alla pesca e meno alla compilazione di moduli. Aiuterà anche gli scienziati a trovare nuovi modi per proteggere la salute dei nostri oceani e renderà più facile per i controllori della pesca assicurare che ci sia abbondanza di pesce in mare negli anni a venire.